Mercoledì del mese si vada al cinema. Esibisce con orgoglio la monetina da 2 euro, simbolo dell'iniziativa che ha inventato per incentivare ad andare al cinema. Giovani in primis, che ha dimostrato divorano film, magari al PC, al tablet, allo smartphone, dimenticandosi del grande schermo. Dario Franceschini, ministro della cultura a Venezia, ha annunciato i 6 mercoledì dal 14 settembre in cui sarà possibile andare al cinema al costo di 2 caffè. Tutti insieme appassionatamente, produttori, gestori di sale, istituzioni di un'opera che non è uno svendere un prodotto, anzi renderlo più fruibile. Una campagna che avrà spot nei social e in YouTube e dopo 20 anni in televisione. 3.000 le sale italiane che hanno aderito, quasi l'80%. Dal 14 settembre si andrà ogni secondo mercoledì del mese nei cinema italiani a vedere i film in programmazione con 2 euro, una monetina. Sollecitato sulla questione del come si argini l'afflusso di turisti a Venezia, il ministro, non indicando una soluzione pratica, nicchia di fronte al numero chiuso. Beh, io non vengo assolutamente a dar lezioni, guai. Ogni realtà è diversa dall'altra. Noi stiamo facendo un lavoro sul piano strategico del turismo che punta esattamente a migliorare il modello di turismo internazionale che arriva in Italia, non il turismo mordi e fuggi che non consuma, che passa senza nemmeno lasciare ricchezza dove passa, ma un turismo che punti sulla quale cercare l'eccellenza, la qualità, che rispetti la fragilità dei nostri luoghi dell'arte. Vuole dire milioni di persone, ma vuol dire un certo tipo di turismo sostenibile, compatibile con la bellezza delle città italiane. Una giornata tutta veneziana per Franceschini, che nel pomeriggio ha consegnato il premio Mirarti. La fruizione di cultura nell'ultimo anno, ha fatto sapere, è aumentata del 15%.